Buonasera, benvenuti a questo spazio di approfondimento politico. Per questa sera ospitiamo nuovamente Marta Ruggeri, consigliere comunale d'opposizione nel Consiglio Comunale di Fano e candidata alla poltrona di sindaco per la prossima tornata elettorale nel Movimento appunto 5 Stelle. Ben ritrovata. Grazie. Vogliamo ripartire un po' da dove ci siamo lasciati l'altra volta. Facciamo un po' anche il sunto del perché di questa sua candidatura e quali sono anche le sue motivazioni personali. Grazie, sì, va bene, benissimo. Io ho accettato la candidatura che mi è stata offerta dal mio gruppo perché ritengo che sia importante cambiare la guida di questa città, soprattutto per evitare quei condizionamenti che abbiamo visto esserci stati ultimamente, soprattutto relativamente a due temi che sono quello della sanità e quello dell'azienda di servizi. E al mio avviso questo può essere fatto da un gruppo di cittadini che si impegna in modo libero e motivato. Ho 45 anni quasi, li compirò a febbraio, sono insegnante di lettere al liceo Marconi di Pesaro e sono in politica da una decina di anni. Il senso del nostro programma è contenuto nello slogan Fano si cura di sé, che nasce dalle battaglie che abbiamo portato avanti in Consiglio Comunale in questi anni e anche dall'ascolto delle realtà politiche e economiche della nostra città. Quindi, unita alla mia sensibilità personale, che è quella di mamma di due bambini di 9 e 11 anni, di moglie e anche di insegnante, quindi a contatto con i giovani pressoché quotidianamente, è nata quest'idea di una programmazione che vuole difendere i diritti dei nostri concittadini, di promuovere le risorse del nostro territorio nell'ottica della sicurezza che va intesa anche come possibilità di sviluppo in vari campi come quello sanitario, sociale, economico, urbano e anche ambientale. Tanti temi, tanta carne al fuoco come si dice, però sicuramente due temi saranno temi centrali di questa campagna elettorale, il tema sanità e il tema anche sicurezza. Sì. Partiamo dalla sicurezza, qual è il peso specifico nel vostro programma di questo tema? Sì, allora parlando di sicurezza pubblica bisogna rilevare innanzitutto che il nostro territorio è un territorio ancora sano ed integro e così dobbiamo fare in modo che resti e che non si radichino in città organizzazioni criminali. Sostanzialmente a Fano ci sono due problemi che derivano dal nomadismo criminale e dalla devianza giovanile che abbiamo visto che purtroppo ogni tanto sfocia anche in episodi di vandalismo. Quindi abbiamo studiato una proposta che sulla sicurezza partecipata, in primo luogo sul controllo di vicinato proposto dall'Associazione Nazionale a cui abbiamo intenzione di aderire. Io ho già preso il contatto con un esponente di questa associazione che vede praticamente la messa in rete di cittadini di quartieri con le forze dell'ordine e anche attraverso i più nuovi sistemi di comunicazione come per esempio le chat. L'altro grande tema da affrontare è quello della videosorveglianza, quindi andranno sicuramente chiusi tutti i varchi cittadini di ingresso e di uscita, ma soprattutto noi puntiamo a promuovere una collaborazione tra i privati che possano mettere le proprie telecamere a servizio delle forze dell'ordine con un sistema pubblico appunto di controllo gestito dalla polizia locale. Quindi insomma controllo e reazione anche agli avvenimenti e agli accadimenti, insomma come sempre spesso pronte sono le forze dell'ordine, però c'è anche un altro tema che è quello della prevenzione, quindi prevenire gli atti criminosi e quello che avviene sul territorio. In questo ambito che cosa si può fare? Allora, noi anche qui abbiamo studiato delle formule che possono essere la lotta naturalmente al degrado e a favorire la promozione di relazioni sociali all'interno dei quartieri. Con questo intendo per esempio il fatto che bisogna curare gli arredi di piazze, di vie, di parchi, fare in modo che siano mantenuti e recuperati tutti gli spazi per esempio del commercio di prossimità. Molto importanti sono gli spazi di aggregazione sociale all'interno dei quartieri, andranno stimolati laddove non ci siano e poi va sostenuta assolutamente la pratica sportiva che ha un ruolo anche sociale ma di sicurezza molto importante. E poi contiamo di avere un raccordo maggiore con il governo nazionale attraverso i nostri tre parlamentari del Movimento 5 Stelle che ci potranno sicuramente aiutare per l'annoso problema che è quello del turnover e della carenza delle forze organiche insomma di polizia, carabinieri eccetera. Si andranno impegnati
pensione fra poco, in tanti sì. nei nostri comparti, questo lo sappiamo, quindi sarà questo un tema importante, recuperare know-how, recuperare conoscenze che questi uomini per tanto tempo avevano sul territorio. Certo. Speriamo che l'attenzione, appunto, grazie al vostro interesse, sia focalizzata in questo territorio. Ma sicuramente un altro tema centrale, visto che la sicurezza l'abbiamo più o meno affrontato, come ho detto prima, sarà la sanità. Certo. È un tema sul quale voi da tempo siete sul pezzo, come si suol dire. Sì. E quindi, insomma, però alcune prospettive per il futuro non sono così certe, ancora alcune cose sono state definite, ma c'è molta incertezza su questo tema. Sì, secondo noi c'è molto margine per l'intervento. E innanzitutto c'è da dire che la questione sanità l'abbiamo vista dagli ultimi sviluppi del dibattito che si è animato a livello regionale, ha dimostrato che il tema caldo veramente non è tanto mettere i medici, i pazienti nelle condizioni migliori, ma semplicemente un rapporto di forza all'interno del PD e soprattutto pesarese, che viene osteggiato dal PD marchigiano delle Basse Marche e di Ancona. Mi sto riferendo alla questione del secondo livello che è stato assegnato a Marche Nord nella contrarietà di gran parte del PD, quindi si sta giocando una lotta di potere partitica interna a questo partito politico. Questo quadro è il quadro di riferimento in cui si inseriscono le nostre battaglie. Naturalmente, se io fossi eletta sindaca di Fano, avrei molta più forza nel portare avanti una battaglia nostra storica, che quella di dire no all'ospedale unico provinciale, perché secondo noi non risponde assolutamente alle esigenze di sanità e di salute del nostro territorio, ma appunto risponde a pressioni di altro tipo, che possono essere economiche, ma come abbiamo visto anche prima, partitiche e politiche. Secondo noi l'ospedale di riferimento della città, ma anche delle vallate, del Cesano e del Metauro, deve tornare ad essere assolutamente il Santa Croce, che deve tornare ad essere potenziato. Ultimamente abbiamo visto il sindaco Seri recarsi in ospedale i primi giorni dell'anno per felicitarsi con i nuovi nati Fanesi, però in quell'epifania si è dimenticato di dire che proprio nel protocollo che ha sottoscritto con la regione è scritto nero su bianco che verranno chiusi i reparti di ostetricia, ginecologia e pediatria. Quindi non solo non nasceranno più bambini fanesi una volta che verrà costruito l'ospedale a muraglia, ma soprattutto non saranno neanche curati. Quindi noi siamo convinti che si possa ancora intervenire e chiediamo l'appoggio dei cittadini proprio per avere una forza maggiore in questa battaglia. L'idea di sanità che abbiamo è completamente diversa, perché per noi la sanità deve essere prossima ai cittadini, quindi vicina e soprattutto policentrica. Esistono due problemi importantissimi, che sono quelli delle liste d'attesa e quello della mobilità passiva, e per risolverlo secondo noi bisogna ampliare l'arco temporale in cui vengono effettuati gli esami diagnostici e soprattutto bisogna assumere personale. L'idea di sostituire servizi pubblici con quelli privati, così come ha accettato di fare questa amministrazione, secondo noi è assolutamente deleterio, e siamo contrari alla costruzione di una clinica privata nel nostro territorio proprio con questa finalità di sostituzione e non di aggiunta di servizi. E io mi auguro che la mia elezione a sindaca sia il prologo di un cambiamento ai vertici anche a livello regionale. È importantissima, sarà l'elezione che si terrà nel 2020 e quindi è lì che si giocherà anche lì una grossa battaglia. Insomma, quindi ci sono margini secondo voi per invertire un po' il trend che è stato lanciato? Bisogna cambiare la guida delle varie città, soprattutto delle città più importanti come Fano, Pesaro, Urbino, mi viene da dire, anche se Gambini in parte una battaglia l'ha fatta, insomma, per il suo ospedale. E poi soprattutto la guida alla regione, certamente. Perché se la regione non collabora, diciamo così, ma fa un po'... può essere più difficile diventano intervenire. Diventano più difficili certe scelte, certamente. Perché comunque la scelta sanitaria è... per gran parte il pallino è regionale, quindi bisogna incidere anche a quel livello. Bisogna incidere anche a quel livello, però nelle conferenze di area vasta che si tengono bisogna che i cittadini di Fano siano rappresentati. Ad oggi non è mai successo, perché ai noi il sindaco Seri spesso non interviene oppure non partecipa, invece io da cittadina vorrei tanto che ci fosse un rappresentante che vada lì a dire
quali sono le esigenze di salute e di sanità del nostro territorio. Insomma, sarei un pochino più battagliera, diciamo. Ecco, va bene. E un altro tema, affrontandoli tutti, penso mi capi chiaramente, visto il tempo che abbiamo a disposizione, è quello dei giovani, delle donne e del lavoro. Sì. Tre temi che sono strettamente legati tra loro. Sì, anche questi sono temi importantissimi. Innanzitutto siamo alla vigilia di due riforme varate a livello nazionale molto importanti che costituiscono un quadro positivo in cui potranno essere inserite le nostre idee sul locale. Sto parlando del reddito di cittadinanza che lega fortemente il fatto che venga dato a persone che si formano dal punto di vista lavorativo e poi anche per quanto riguarda la riforma pensionistica che cambierà moltissimo la famosa quota 100 che rigenererà la forza lavoro ed è una cosa che fino ad oggi non è mai stata fatta con questa entità. Quindi in questo quadro di cambiamento, a mio avviso molto positivo, a livello nazionale verranno inserite delle nostre proposte che partono per esempio dall'agricoltura, da una gestione differente dei terreni comunali che devono andare verso la produzione di prodotti a chilometro zero, verso l'agricoltura sostenibile e incentivando l'imprenditorialità giovanile. Poi abbiamo l'idea di costruire un mercato di prodotti agricoli al coperto e ne abbiamo già parlato con le associazioni di categoria che si sono detti favorevoli e quindi questo è un progetto che vorremmo realizzare. L'altro grande ambito in cui servirà un intervento è quello della pesca e della cantieristica. Bisogna risolvere il problema dell'insabbiamento del nostro porto, naturalmente facendo dei dragaggi ordinari di manutenzione ordinaria, diciamo così, però va assolutamente trovata una zona davanti alla nostra costa in cui sia possibile essere autorizzati a riversare i fanghi che non sono inquinati, certo, così come previsto per legge. E poi, cosa in più, secondo noi andrà studiato anche una formula che risolva alla radice la questione, perché sappiamo che i sedimenti che arrivano ad insabbiare il nostro porto provengono per la maggior parte dal canale Albani, certo, e quindi bisognerà trovare una soluzione, così come è stata trovata a Pesaro, come è stata trovata a Senigallia, per separare il porto dal canale fluviale. E naturalmente bisogna fare uno studio accurato e verificare questa ipotesi e come realizzarla. E poi per quanto riguarda la cantieristica, che è in lenta ma costante ripresa, andrà agevolata con la costruzione della strada delle barche. Per quanto riguarda invece l'edilizia, noi siamo per il consumo zero di territorio, però naturalmente non si ne parla di fermare l'edilizia, ma semmai di incentivare il recupero e la riqualificazione delle zone ad oggi degradate, soprattutto puntando sull'efficientamento energetico. E la zona industriale, nostra zona industriale, a nostro avviso andrebbe riqualificata completamente, andrebbe incentivata la nascita di start-up, anche promuovendo gli incubatori di impresa e soprattutto trovando dei luoghi dove sia possibile agevolare il co-working. A nostro avviso una zona che potrebbe essere adibita a questo è quella dell'ex zuccherificio, naturalmente trovando una soluzione anche con i privati. È un bel problema da risolvere. È un bel problema da risolvere. Brutta immagine anche magari per Chi è di degrado, esatto. Quindi bisogna risolvere questa questione, questa potrebbe essere un'idea che noi offriamo. E poi andrebbe assolutamente sfruttato il programma di sviluppo dell'area adriatica ionica, così come promosso dalla nostra Europa, certo, e in più ricordarci che siamo in una zona strategica, la nostra zona industriale è in una zona strategica se guardiamo i flussi di merci semilavorate che proverranno dall'est del mondo, quindi sto parlando della Cina, che arriveranno attraverso il mare Adriatico, quindi dovremmo avere una forza anche per riuscire ad intercettare questi flussi e offrirci per terminare la lavorazione di questi semilavorati, insomma. Puntiamo anche alla riapertura delle terme di Carignano, che sarebbe una cosa importantissima per lo sviluppo. Volano turistico, ma importante per tutto lo sviluppo economico della nostra città. E poi, ultima cosa, parlando spesso con industriali, eccetera, ci siamo resi conto che si sentono chiamati in causa solo e unicamente quando c'è da finanziare qualche evento, qualche manifestazione, ma sono poco ascoltati nei loro bisogni. Quindi andrebbe
trovato diciamo una collaborazione maggiore tra l'amministrazione comunale e le nostre realtà imprenditoriali. Magari intraprendere uno scambio di idee oppure una specie di sportello aperto per capire anche in alcuni momenti di ascolto, di ascolto e collaborazione, no? Che non sia solo la richiesta di soldi per finanziare gli Quindi temi un po' vecchi e nuovi che si sommano per cercare di dare una spinta nuova anche all'aspetto commerciale della nostra città. Del resto, in ambito edilizio, poi le ristrutturazioni sono quelle che hanno tenuto un po' in piedi le nostre piccole imprese, perché molte si sono riconvertite, il nuovo essendo quasi completamente scomparso, molte aziende piccole e edili si sono riconvertite alla ristrutturazione e campano e sopravvivono grazie a questo, quindi sicuramente è un settore che offre possibilità di lavoro, e di sviluppo anche per non soccombere alle leggi di mercato. E, insomma, il turismo però l'abbiamo sfiorato con il discorso delle terme di Carignano, che sappiamo tutti, dove ci sono le terme c'è un grande volano di persone, flussi di persone che entrano e escono dalla città, anche da fuori, e quindi insomma si mette in moto un meccanismo virtuoso. Quindi il turismo è comunque, potrebbe essere sicuramente una fonte di sviluppo economico per la nostra città. Voi avete, idee e programmi su questo? Sì, abbiamo anche nel nostro programma una parte che riguarda lo sviluppo turistico. Alcune idee sono naturalmente quelle di promuovere meglio le nostre risorse storiche, archeologiche, artistiche, di cui veramente siamo ricchi, proiettandole possibilmente nella contemporaneità attraverso le più nuove tecnologie. Per esempio, l'idea di creare un ologramma tridimensionale dell'ISIP, un'idea che abbiamo già dato alla città, e questo potrebbe essere fondamentale secondo noi per richiamare appunto turisti e soprattutto per creare attesa non solo per i nostri cittadini ma anche fuori da Fano, per in attesa appunto che torni questa statua nel nostro territorio. Altra cosa che vorrei sottolineare riguarda l'ISIP: è vero che il sindaco Seri ultimamente è molto attivo su questo campo, però va sottolineato che l'amministrazione comunale è stata inerte per lungo tempo, sia questa che la precedente purtroppo, perché non ha fatto il minimo che secondo noi doveva fare, cioè rendersi e costituirsi parte civile nel processo che è stato intentato dall'associazione 100 Città. E poi un altro problema è quello della destagionalizzazione del nostro turismo, che è concentrato in certi momenti dell'anno. Invece dovremmo trovare un modo per rendere questi flussi più omogenei, e secondo noi un modo potrebbe essere quello di incentivare il turismo scolastico, quindi una collaborazione maggiore con la scuola, che in effetti non è mai stata, è una strada che ancora non è mai stata tentata in modo così capillare come lo intendiamo noi. Bisognerebbe creare dei pacchetti appositi, uno potrebbe essere proprio quello del carnevale, in cui si metta in rete un itinerario che può partire dai carri, dalla visita dei capannoni dove si realizzano i carri di carnevale, e per arrivare al progettato museo del carnevale, che speriamo sarà realizzato presto. E poi secondo noi occorre creare anche una scuola di maestri carristi in cui i bambini possano fare dei laboratori. Quindi è chiaro che portare bambini fuori stagione con la scuola può essere un richiamo per i momenti, per esempio, delle sfilate invernali. E quindi bisogna trovare il modo per rendere Fano la città del carnevale tutto l'anno, e questo potrebbe essere uno. Poi naturalmente bisogna rivitalizzare il porto turistico, riqualificare il lungomare, collegarlo meglio con il centro storico e le sue potenzialità, come per esempio metterci in collegamento con i percorsi enogastronomici che abbiamo, quelle manifestazioni prestigiose che Fano per fortuna ha e devono insomma crescere possibilmente. Un'idea che reputo forte è quella di creare al campo di aviazione una zona attrezzata per fare concerti e grandi manifestazioni anche di richiamo nazionale. Certo.
Quella è una zona strategica perché si trova all'intersezione tra autostrada e superstrada, è fuori dal centro abitato e c'è anche spazio eventualmente per uno sviluppo di attività collaterali e potrebbe essere un volano economico importante soprattutto per dare lavoro qualificato ai nostri giovani. Poi concludo, perché già mi sembra di aver parlato tanto, andrebbero riqualificati anche l'offerta dei nostri albergatori, e che non, attraverso degli incentivi, ciò non servirebbe solo a loro ma servirebbe proprio perché il turismo, come abbiamo detto prima, è un'occasione di sviluppo per tutta la città, e però in questo va inserita sicuramente una lotta all'abusivismo ricettivo attraverso dei controlli più capillari che ancora mi sembra non siano stati fatti. Beh, il turista è diventato sempre più esigente a livello, esatto, di servizi, quello, quindi infatti, al di là della qualificazione delle strutture è ciò che trova nel posto, certo, l'offerta, no? Sì, sì. Wireless, collegamenti, internet, tutto quello che è legato anche alle tecnologie lo, sì, stimola spesso. Sì. Turismo sportivo, cicloturismo, sì, potrebbe essere assolutamente, per combattere, sì, la vasca bassa, sì, in alcuni, sì, periodi, sì, no? Sì, sì, sì. Abbiamo visto esempi, Pesaro, virtuosi, certo, no? Sì. di questi interventi. Assolutamente, però purtroppo a Fano mancano diverse strutture, sì, perché ciò sia possibile. Ci manca un nuovo stadio, ci manca un nuovo palazzetto e la piscina, noi speriamo di riuscire a intervenire in tempo per farla da 50 metri, per rendere possibile la pratica di ogni disciplina, perché nella piscina da 25 metri per esempio non è possibile fare pallanuoto, quindi secondo noi bisognerà assolutamente cercare le risorse anche economiche per realizzare queste strutture che, certo, sono poi, e poi dopo il resto si crea intorno, ma intorno, se non ci sono le strutture le premesse un po' sono scarse. Sì. Benissimo, quindi Tante idee da poter sviluppare e come sempre il tempo è tiranno purtroppo, e quindi siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento, il secondo con la candidata Marta Ruggeri per il Movimento 5 Stelle, ma sicuramente le linee guida, le linee programmatiche del programma, di quello che lei e i suoi volete portare avanti per la città di Fano è stato diciamo abbastanza chiaro, poi potremmo entrare nello, certo, specifico, lo faremo nel dettaglio su tutte le argomentazioni, sì, però questo sicuramente è il platform che avete intenzione di portare. Bene, grazie a voi per averci seguito, grazie a Marta Ruggeri, grazie per essere state lei qui nuovamente con noi, e io vi rimando ai prossimi appuntamenti e ai prossimi approfondimenti sempre in questo spazio. Buonasera a tutti.